I numeri li conoscete, le persone arrestate, alcune delle quali mi hanno fatto ritornare molto indietro nel tempo, perché ricordo da sostituto mi occupai del comando chirurgico, io operavo appunto in quella zona. L'enorme numero di episodi di cessione, qui parliamo di centinaia e centinaia di episodi di cessione che sono stati ricostruiti con pazienza e certosina da parte degli investigatori, i reati, che non sono solo quelli di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche reati di rapina, di estorsione, di lesione, tutti funzionali alla consumazione di questo tipo di attività. Sulla indagine, sullo specifico, vi dirà chi ha operato. Io vi ribadisco questo: noi abbiamo cominciato un lavoro, lo stiamo portando avanti, stiamo lavorando in sinergia con la procura distrettuale. Questa, che è un'operazione che si verifica a distanza di quanto? Un mese? Di un paio di mesi dell'altra, nell'Inderland Cosentino, non sarà l'ultima operazione.